Maurizio Musso, tu all'interno di Poker, di Poker Club, insieme a Carlo Braccini, sei rappresentante di una generazione che ha vissuto due fasi: il boom l'inizio del boom del poker in Italia e una situazione adesso dove il gioco è cambiato parecchio. Quali sono le evoluzioni più grandi che hai visto nel corso del tempo? Ma sicuramente rispetto, io gioco innanzitutto dalla fine del 2006, quindi effettivamente, come hai detto, mi hai dato del vecchietto e va bene così. Comunque diciamo che c'è stata un'evoluzione, soprattutto perché questi giovani grinder, quindi che vengono dall'online, hanno un approccio sicuramente più aggressivo rispetto alla vecchia guardia, chiamiamola così. Personalmente ho dovuto adeguare il mio gioco a questi nuovi giocatori e ho dovuto imparare, ho aperto di molto il range delle mie mani, perché comunque quando giochi con questi giocatori non puoi assolutamente permettermi di restringere troppo il range di mani con cui giocare. Tu hai vissuto un'epoca all'inizio in cui un tribettato, un forbettato nel 90% dei casi significava avere o donna donna o KK o asso asso. Adesso stiamo proprio parlando di un altro mondo, no? Almeno nei live attuali. Sì, adesso succede sempre più spesso che ti possano tribettare in posizione con connector, con gap connector, con qualsiasi carta. Non c'è più una regola, diciamo, in questo. Infatti, secondo me, a forza che tutti hanno adottato talmente tanti giocatori questo stile, che sta tornando un po' in auge il vecchio gioco conservativo. Io noto che se tu guardi i nomi, diciamo così, dei giocatori che hanno fatto più tavoli finali anche a livello europeo e italiani, quindi potrei citarne qualcuno, comunque insomma, che hanno vinto di più: Calia, Pagano, De Vivo e altri ancora, insomma, sono giocatori fondamentalmente conservativi, quindi comunque non è necessariamente detto che il giocatore conservativo, anzi, contro questo genere di player, se si è assistiti da un po' di fortuna, ma tanto qua la fortuna ci va sia in un modo o nell'altro, si può arrivare in fondo, ecco. Il live crea situazioni, esistono giocatori che approfittano del live, approfittano dei primi livelli del live per giocare spot e action iper aggressive per accumulare fish. Come ti poni di fronte a questa scuola? No, in quello sono d'accordo, anch'io comunque nei primi livelli cerco di vedere molti flop in posizione, penso che sia giusto entrare con molte mani, anche se questo può comportare dei pericoli. Ecco, non mi sento di consigliarlo a chi inizia a giocare, perché è uno stile di gioco che necessita di una buona conoscenza tecnica, bisogna saper giocare tutte le strade. Però se si ha già una certa esperienza, come nel mio caso, è il caso di molti, è necessario per forza giocare per fare fish, perché poi quando i blind aumentano, se non hai le fish non puoi giocare, non puoi competere coi bui alti. Qual è, secondo un giocatore di esperienza come te, il punto di rottura? Cioè il momento in cui un giocatore può sentire di poter essere pronto per un salto e passare da un gioco conservativo all'apertura di molti molti range, che permette appunto all'inizio, soprattutto all'inizio, di fare molte fish in poco tempo? Deve aver giocato tante mani, deve sentirsi sicuro di sé, deve avere una buona preparazione tecnica, deve giocare in bankroll, perché è fondamentale giocare in bankroll, perché se tu giochi con la paura di sbagliare o con la paura di perdere le fish, non puoi giocare un poker ottimale. Cioè non si può giocare con la paura, che ne so, di giocare per i massimi, magari un combo draw, per dire, o una situazione favorevole, solamente matematicamente favorevole, perché magari hai paura di uscire dal torneo. Ecco, quindi bisogna giocare sicuramente in bankroll e avere l'esperienza, ci va un po' di tempo. C'è gente che magari non ha esperienza e vince lo stesso dei grandi tornei, quelli sono molto fortunati perché riescono a farsi subito il bankroll e poi possono giocare con più serenità. Ci sono dei giocatori fortissimi, secondo me, che non hanno raccolto abbastanza rispetto magari a quelli che dovevano raccogliere, però comunque bisogna avere, ci va del tempo. Questo è un gioco che si pensa di saperlo giocare, ma in realtà ci va molto tempo per impararlo bene. Un'ultima cosa, tu hai vissuto quindi, diciamo, ormai tre ere: l'era in cui si parte da un gioco conservativo, l'era in cui si allargano i range e il ritorno a un gioco conservativo. La quarta era qual è? Ma guarda, secondo me, certe volte mi sembra questo gioco un po' come la moda, no? Che poi c'è sempre un ritorno, non sanno più che cosa inventare. Allora, magari c'è un ritorno al gioco conservativo perché tutti si sono messi forse un po' troppo a gamblerare, a spiuare, no? Usiamo questi termini. E non c'è una regola, secondo me. Diciamo che il torneo in sé
è determinato da alcune situazioni, da alcuni punti di inflessione, come li chiamava Harrington, no? Cioè tu devi riuscire in quei punti, in cui ci sono dei momenti fondamentali, topici, in cui se tu sei aiutato dalla fortuna e c'è l'incastro giusto, eccetera, poi perché comunque anche chi spiua molto, cioè chi gioca un ampio range di mani, alla fine se non incrocia la mano giusta non riesce ad andare avanti. È vero che può rubare tanti piatti, ma comunque non si costruisce uno stack importante solamente con i furti o con i bluff. Si costruiscono gli stack importanti così, creando deception al tavolo, e quindi poi quando si ha la mano, per essere pagati. Quindi comunque ci va sempre un incrocio di carte favorevole.